Nell'ambito della giornata dedicata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si è tenuta ieri nella sala del Consiglio Comunale di Siderno l'incontro dibattito intitolato Violazione dei diritti umani e sfruttamento della prostituzione. All'evento, presentato e moderato dalla giornalista di Telemia Maria Teresa Criniti, sono intervenute diverse personalità, quali l'assessore alle politiche sociali Bianca Gerace. Un importante incontro, un importante un approfondimento voluto proprio dall'amministrazione comunale, non per niente lo realizziamo proprio nella sala del Consiglio Comunale, e proprio ad aprire, a salutare l'assessore alle politiche sociali, poi darò anche la parola al vice sindaco, un breve saluto, Anna Romeo, il primo cittadino Piero Fuda e come... tanti sapranno, assieme agli altri sindaci delle Locride, è stato chiamato a Roma, quindi per un importante incontro. Però faccio proprio aprire l'assessore alle politiche sociali, che ha fortemente voluto questo incontro, Bianca Gerace, per un saluto. Non abbiamo spostato la data, nonostante appunto ci fossero altri impegni per tantissima gente, perché è una data fondamentale quella del 10 dicembre e siccome si parla di diritti umani fondamentali ci tenevamo che fosse una data che si ricordasse sempre con un evento e dovrebbe ricordarsi probabilmente in tutti i posti. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice... Inizia proprio nel preambolo: riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana. Questa frase dovrebbe già bastare per dire tutto il resto, tutti gli altri diritti, incolumità, libertà, eccetera, sono già contenuti nell'espressione dignità e famiglia umana. E oggi parliamo di un tema specifico. Dopo una serie di eventi che ci sono stati nel mese di novembre, in cui si è parlato molto della violazione dei diritti umani, violenza sulle donne, questo tema di oggi scende ancora più nel particolare, perché quando parliamo di dignità non possiamo fare finta di non sapere che ci sono delle persone che da sempre e in tutto il mondo vedono violata continuamente la loro dignità. A seguire l'intervento del Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, Gabriella Mollica. Hanno relazionato sul tema il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Locri, il Dottor Luigi D'Alessio. Che questo tipo di convegno, chiamiamolo così, costituisce anche per noi che fungiamo da relatore un momento di riflessione, non purtroppo presi dalla bagarre quotidiana del lavoro, come dire, spiccio, spesso non ci soffermiamo su certe tematiche e queste occasioni costituiscono un momento di riflessione anche per noi che dobbiamo poi esporre un determinato argomento. E la prima considerazione che voglio fare è proprio di particolare apprezzamento per questo aver inglobato lo sfruttamento della prostituzione nell'ambito di quei fatti che determinano la violazione dei diritti umani. Perché vedete, non è così scontata una cosa del genere, poi ci ritornerò sopra, non è stato sempre così. E quindi devo dire che è un tema particolarmente scottante e direi anche difficile da trattare, quello dello sfruttamento della prostituzione. Vi sono, lo ha detto anche il Vescovo Oliva, molteplici chiavi di lettura. Il mio non può che essere un approccio, come dire, volutamente laico per certi aspetti e ovviamente di riflessione rispetto alla volontà punitiva dello Stato di determinati comportamenti. Ma non posso non prendere atto che siamo, come dire, in un ambito in cui dobbiamo coniugare al femminile tutto quello che tutta la tematica complessiva della violenza e delle violenze sulle donne. E allora per intanto volevo rivolgere il mio pensiero, come avete fatto voi, a questa donna che a 25 anni sta lottando tra la vita e la morte in ospedale perché è stata brutalmente aggredita e che aveva una sola colpa, che era quella di voler rompere, o anzi di aver rotto un rapporto di fidanzamento con una
chiamiamola persona, devo dire persona, ma che di umano aveva ben poco. Seguito dalla dottoressa Maria Teresa Giorace, magistrato del Tribunale Penale di Locri, l'avvocato Fabio Saliceti, responsabile della comunità Progetto Sud, la dottoressa Imma Bavaro dell'Associazione Mago Merlino. Nella seconda parte del programma è intervenuta la dottoressa Sofia Maria Ciappina, attivista del gruppo 242 di Palmi Amnesty International, l'avvocato Caterina Origlia, responsabile dello sportello antiviolenza comune di Siderno, il dottor Decio Tortora, responsabile dell'area sociale della Consulta Cittadina, e la dottoressa Raffaella Rinaldis, editore e direttore di Femmina TV.